Ok, abbiamo un problema ed è questo. Sì, perché la dopamina che ci dà piacere ogni volta che riceviamo un messaggio non c'entra più, o almeno non solo. Oh, scusate. Dicevo che sono proprio le mille funzioni a essere indispensabili. Questa è un po' la situazione tipo. Ah, ok, il tuo biglietto ce l'ho io. Andiamo. Ok, tu vai che intanto metto io il navigatore. Ok, vediamo dove andare a mangiare, va? Per non parlare di... Ora, l'umanità sta combattendo questa cosa, nel senso che già in numerosi concerti o scuole hanno inventato una sacca dove mettere il telefono che viene sigillata e che ti riaprono solo una volta usciti. Ma per fortuna c'è un'altra soluzione. Sì, perché con iOS 12, l'ultimo aggiornamento per iPhone, hanno introdotto una funzione che mai avrei immaginato. Si chiama tempo di utilizzo e serve a misurare quante volte e come usiamo il cellulare ogni giorno. Cioè, prima mettono qualsiasi funzione, creano un'app per ogni cosa, ci tempestano di notifiche e ora vogliono farci smettere. Ora, vedendo i numeri, mi vergogno un po' a mostrare le mie statistiche, manco fosse la cronologia delle ricerche su Google. Ma grazie a questa funzione si vede quanto siamo dipendenti dal telefono e ci fa rendere conto di quante ore passiamo fissando uno schermo. Quante volte allora blocchiamo il telefono e quante notifiche ci distraggono ogni volta, interrompendo quello che stavamo facendo. Ci si possono autoimporre dei limiti nelle singole app o dividendole per genere, cosa molto utile che ho iniziato a fare. Questa cosa mi ha fatto molto riflettere su come oggi sia tutto basato sulla gratificazione istantanea. Cioè, voglio una canzone, l'ascolto. Voglio comprare qualcosa, arriva il giorno dopo. Voglio mangiare qualcosa, me lo portano a casa. Peccato che cose come la gratificazione lavorativa o l'amore o una nuova abilità siano lente. Tutte queste cose richiedono tempo, applicazione e focus. Io, dopo aver usato un po' questa funzione, mi sento sinceramente in colpa ogni volta che accendo il telefono per nessun motivo. Mi vergogno di quante ore totalizzi ogni giorno e per abbassare la media metto il telefono in un'altra stanza quando mangio o ho un compito importante da fare. Sinceramente ve lo consiglio per smetterla di prendere il caffè con una persona mentre si messaggia con un'altra per chiederle quando è libera per un caffè. La mia principale scusa era che usavo il telefono come sveglia, ma ho deciso che posso benissimo comprare una sveglia classica. Guardate, costa solo 10 euro e basta un click per farmela arrivare anche domani. Ops.